Ed eccoci con uno dei simboli di quella grande banda Scala che sabato tornerà al Granillo dopo tanti anni. Siamo qui con Massimo Mariotto. Ciao Massimo e grazie di essere con noi. E Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi. allora, sei con 220 presenze, correggimi se sbaglio, credo il quinto calciatore di sempre per presenze con la maglia Amaranto. Facevi parte di quella nidiata di ragazzi arrivati dal Veneto, mi pare, insieme a Zanin, Visentin e altri. E alla fine, però, a Reggio ci sei rimasto per la vita, visto che ti sei sposato a Reggio e hai messo su famiglia. Nessuno meglio di te, quindi, può spiegarmi il fenomeno, il connubio che si era creato in quegli anni tra squadra e città e come fa un contesto relativamente piccolo a cambiare radicalmente la vita di un giovane calciatore, un giovane uomo che arrivava da tutt'altro ambiente. Io, a dire la verità, arrivai nell'86 proprio con il passaggio di Di proprietà. società. Benedetto Presidente, Lillo Foti, amministratore delegato, Dattola e tanti altri che io definisco tuttora giovani incoscienti, non avevano neanche 40 anni la maggior parte, però molto coraggiosi. Il primo anno arrivai qua portato da Albertino Bigon. Secondo anno, insomma, sul suggerimento proprio di Bigon, arrivò a Scala con dietro Ivan Carminati, che in questo momento è il secondo dopo aver fatto una carriera strepitosa come preparatore atletico, suggerito anche questo da Alberto Bigon. Insomma, si crearono una serie di positività che ci portarono a fare cose inimmaginabili, perché io aneddoto, ricordo quando arrivai qui nell'86, c'era uno della vecchia guardia che diceva: ah, benvenuti, siete arrivati qui, verso marzo, aprile si va al mare, finisce qua. Io che venivo tra l'altro da un settore giovanile quale quello del Conegliano e Veneto, dove serbatoio dell'Udinese, società satellite, dove era tutto preciso, così dissi: Madonna, dove sono capitato? Invece piano piano questa nuova società riuscì a mettere concetti importanti, quale la mentalità vincente. All'inizio fu molto bravo Alberto Bigon e Scala, che arrivò subito dopo, fu determinante perché aveva a livello mentale moltissime marce in più rispetto a tutti quello che avevo incontrato. Poi noi eravamo una squadra all'epoca con 3-4 esperti, ma la maggior parte giovanissimi che arrivavano, molti dal nord, dei talenti che avevano voglia di emergere. La città stava vivendo un momento del tutto particolare, difficilissimo. Noi riuscimmo in pratica da subito a capire l'esigenza della città, che si affidò a noi, e poi a un certo punto venimmo veramente sollevati e portati alla vittoria finale. Fu un Un trascinarsi vicendevole tra due realtà che rinascevano, provavano a rinascere. Entusiasmo incredibile, perché poi ognuno di noi ha fatto una carriera durata altri 10-15 anni, però quei momenti sono tuttora dentro di noi, che ci siamo un po' confrontati grazie a questa iniziativa, indelebili. Nessuno poi visse più emozioni di quel genere, perché veramente sembrava di sognare, ci riusciva tutto, sembrava, noi avevamo così a Napoli gli anni di Maradona e in parallelo ci sembrava di rivivere le stesse cose che vivevano la tifoseria e la squadra napoletana di quel periodo. E mi hai detto, ci siamo sentiti in precedenza, che fra titolari e riserve giocavate in 15 in tutto, una cosa molto diversa dal calcio di oggi, dove vediamo 25-30 giocatori per rosa, eppure non è che si giocasse molto di meno all'epoca, e anzi c'era probabilmente molto più agonismo. La differenza tra il calcio di ieri e di oggi sta più nei valori tecnico-economici o in quelli umani, secondo te? Ma io ho grande rispetto per tutti i calciatori di tutte le epoche. È che negli ultimi 20 anni siamo stati veramente travolti dalle televisioni, dall'immagine, dal culto proprio dell'immagine. Noi eravamo, se vogliamo, sempre protagonisti assoluti, perché siamo tuttora nella memoria della gente, però eravamo molto più semplici. Noi venivamo invitati a casa delle famiglie, eravamo sul corso Garibaldi praticamente subito dopo gli allenamenti, eravamo molto più a portata della gente, che si
innamorò di noi e noi di loro, insomma, sono cambiate molte cose. Adesso arrivare ai calciatori è molto più difficile. Noi, ricordo certi sabati mattina quando stavamo per raggiungere l'agognata promozione, eravamo certe volte più di 1000 persone allo stadio. Ora con le porte chiuse i calciatori sono quasi inavvicinabili, insomma, realtà completamente diverse, però per vincere bisogna sempre passare attraverso la fatica, gli allenamenti, la professionalità, su questo non si piove, insomma. Sì, diciamo che oggi probabilmente comunicano soprattutto attraverso i social ed è una cosa che alle volte sfocia nell'esagerazione, come abbiamo visto nel recente spareggio contro il Messina da parte di alcuni calciatori. Forse manca proprio l'aspetto comunicativo, probabilmente. Sì, il rapporto diretto è impagabile, sarà sempre impagabile. Ognuno può mettersi là a nascondere l'identità perché ognuno viene protetto dai social, invece noi eravamo proprio contatto diretto quotidiano, insomma, le cose più belle che abbiamo vissuto, l'ho detto centinaia di volte, è stato proprio il rapporto che avevamo, non tanto durante la partita, i successi, ma quello che vivevamo ogni giorno direttamente con la gente, insomma, che ci incitava, che ci coccolava, cose veramente indimenticabili, insomma. E al di là delle vittorie epiche e delle sconfitte epiche, una partita che ricordi in particolare in positivo e una in negativo, tra le in mezzo a 220 che non sono mirati. Siamo passati alla fine attraverso due spareggi, per cui le due partite, se vogliamo, emblematiche furono prima Perugia, che è tutto il bello, e poi capisci che la vita ti dà Pescara anche. Ricordo il giorno dopo di Pescara che c'era una città silenziosissima, Reggio Calabria era una delle città più caotiche del mondo, e il lunedì mattina successivo era una cosa indimenticabile, silenziosa, frastornata, brutta, quello ricordo e ricorderò sempre, però non posso nemmeno dimenticare quando arrivammo dopo Perugia all'aeroporto con 10.000 persone che ci aspettavano, insomma, sono cose che nessuno potrà mai dimenticare perché erano veramente cose fuori dal comune. Invece il tuo gol più importante, più bello, reputi sempre quello all'Udinese, mi pare di ricordare. Sì, là fu dopo 15 anni la prima DB, insomma, ricordo delle foto a casa, delle immagini con la gente, lo stadio gremitissimo, i palazzi che si vedevano prima dello stadio nuovo con i balconi strapieni di gente uno sopra l'altro, e dopo pochi minuti riuscì a segnare a Garella, che se vogliamo era un mito perché aveva poco vinto lo scudetto col Napoli, era stato il portiere del grande Napoli di Maradona. Noi tra l'altro quel giorno riuscimmo anche a vincere con un gol mio di Zanin, capimmo insomma che potevamo, con la nostra incoscienza, con il nostro coraggio, con le nostre doti, per carità, arrivare fino in fondo, fin dalla prima partita, perché Scala quel giorno, ricordo ancora il discorso iniziale, ci disse: non me ne frega chi è l'Udinese, non voglio sapere, noi giochiamo come sappiamo, ed era questa la forza che riusciva a darci lui insieme ai dirigenti, insomma. Udinese che probabilmente era nel tuo destino, visto che poi ci hai giocato e ci hai esordito in Serie A con quella maglia. Qualche anno dopo, nel 92-93, riuscì ad arrivare in Serie A. Dir la verità, avrei preferito farlo con la maglia della Regina, però il mio sogno da bambino era proprio quello di giocare in Serie A. Ci arrivai con un'altra maglia prestigiosa, perché io sono veneto, in pratica abito a 50 km, abitavo anzi a 50 km da Udine, e fu una grandissima emozione. Quell'anno riuscii a giocare anche contro il grande Milan a San Siro davanti a 83.000 spettatori, per cui il Milan di Capello, degli invincibili, e allora mi sentì veramente un giocatore arrivato che aveva così realizzato i sogni di un bambino che inizia a giocare può avere. Dopodiché sei ritornato alla Regina per conquistare un'altra promozione in B. La differenza tra la squadra dell'88 e quella del 95 sostanzialmente è quella che in una prevaleva il gruppo e l'altra è stata trascinata dai singoli. Sì, beh, quella è stata io arrivai qui a 20 anni, ero ragazzino, anche curioso di scoprire il sud
sicuramente mi mancava, ci fu tantissimo entusiasmo, insomma, un miracolo sportivo. Quella, la seconda, insomma, la vinsi da capitano, sempre con grande entusiasmo, però lontanamente paragonabile alla prima promozione, insomma. Con il secondo caso arrivammo primi dopo un duello molto appassionante contro l'Avellino e insomma vincemmo perché eravamo nettamente più forti. Allora, se ricordate, arrivammo terzi, per cui è ancora inspiegabile l'entusiasmo che siamo riusciti a creare reciprocamente con la città di Reggio. Arrivammo terzi e la gente impazziva. Ricordo che Gianni Di Marzio, che allora allenava il Cosenza, definì la regina dell'epoca Scala un flipper impazzito. Noi riuscivamo a fare 15-20 occasioni a partita, era veramente molto bello giocarci e credo anche vederci allo stadio. E correggimi se sbaglio, eri un giocatore abbastanza atipico, fisico longilineo, una certa stazza, però un geometra del centrocampo con una tecnica eccellente. C'è qualche giocatore del calcio moderno che rivedi un pochettino in quel Massimo Mariotto? No, avevo, pur avendo un fisico del tutto particolare, riconoscibile, insomma, ero anche in progressione velocissimo, insomma. Certe volte ricordavo, con tutto rispetto ovviamente, le progressioni di Kakà, poi ultimamente c'è Missiroli, per quelli un po' più giovani, per capire... Sì, probabilmente Missiroli, potrebbe essere un erede ideale di Massimo Mariotto. Sì, sapevo stare in campo molto bene, potevo giocare in mezzo al campo, mezzala, esterno, sapevo fare varie cose, probabilmente... Questo alla fine è stato anche un handicap perché gli allenatori di turno mi dicevano mettiti qua, tampona qua, tampona là, però insomma sono sempre stato un centrocampista fin da ragazzino molto bravo tatticamente, oltre che avere delle peculiarità che hai da poco elencato. Senti, hai visto praticamente il passaggio tra la vecchia S Regina 1914 e la Regina Calcio dell'era Foti. Ricordo il racconto che hai fatto in un libro di Giusva Branca di questo episodio in cui ti trovavi con l'ex presidente Benedetto, che ti mostrò praticamente il deserto del Sant'Agata e ti indicò che lì sarebbe nata l'attuale casa della regina. Quindi hai visto veramente la genesi di quella che è la società. Oggi i tempi sono molto cambiati, purtroppo, e... Come la vedi dal tuo punto di vista, dal punto di vista di un dirigente calcistico? Allora, la forza della regina è che avevano questi dirigenti quarantenni che con una grandissima intuizione, perché la forza della regina ovviamente lo è sempre stata e lo sarà sempre, erano la forza di dirigenti che con i soldi incassati dalla vendita di Massimo Orlando, anziché spenderli giocatori affermati, capirono che bisognava far settore giovanile. È una problematica quanto mai viva in questo periodo. Ricordo, hai accennato molto bene tu, che un giorno eravamo appena saliti e Pino Benedetto mi portò a vedere in pratica la foce di una fiumare e mi disse: cosa vedi qua? C'era detriti di ogni montagna, di ogni tipo. E io gli dissi: guardi presidente, copriamo tutto, qua troviamo il petrolio. Ho detto: bravo, bravo, però tireremo via tutto e faremo i campi. Mi sembrava un'utopia, invece nel giro di un anno riuscirono a fare 5-6 campi, che poi negli anni migliorò sempre di più, però lì cominciarono a seminare. E il problema vero del calcio attuale è proprio quello che i nostri ragazzi non fanno più sport, bisogna riportarli a fare attraverso la scuola, secondo me, in modo obbligatorio, perché se no tra qualche anno avremo ancora un movimento ancora più in crisi di quello attuale. Insomma, faccio un esempio: la Cina dal 2017 proporrà il calcio come materia scolastica nelle scuole. Noi dovremo cercare ogni tanto di levarci questa spocchia che ci contraddistingue quando parliamo di calcio mondiale, cercare di imparare da quelli che hanno fame, come ce la potevano avere i nostri dirigenti nell'86, 87, 88, gli anni che fecero la storia della regina. Insomma, intelligenza, coraggio e grandissime intuizioni. Sì, del resto quello che è mancato negli ultimi anni a livello di calciatori alla regina, questo lo dico io, è probabilmente il senso d'appartenenza. Le ultime annate felici
C'era un'ossatura composta da giocatori calabresi oppure cresciuti all'ombra del Sant'Agata. Ricordo l'anno del playoff con Missiroli, Cosenza, Adeio, gli stessi fratelli Viola. Probabilmente è questo che manca e questo che servirebbe in un futuro. Assolutamente, assolutamente, perché noi probabilmente fummo la prima squadra a creare questo senso di appartenenza, perché quel gruppo di giocatori che è tuttora legatissimo alla città capì quello di cui la città aveva bisogno, però la vera appartenenza la fa chi cresce a Reggio Calabria nel vivaio. Il Milan insegna, insomma, quando aveva nell'ossatura che gli permise di vincere tutto, i vari Galli, Baresi, Costacurta, Maldini, Albertini, che uscivano tutti dal vivaio, e quelli sono stati la colonna portante di tutti i successi del Milan in questi anni indimenticabili. Reggio Calabria, al di là del momento del tutto particolare che stiamo vivendo in queste ultime annate e in questi giorni particolarmente, deve riprendere quella famosa idea di Benedetto, Foti e soci e rimettersi a fare seriamente la femmina, settore giovanile, perché la Calabria è un mondo tra i pochi, insomma, secondo me solo il napoletano ha le potenzialità, il territorio napoletano ha le potenzialità che ha la Calabria di tirar fuori ancora giocatori con fame, con talento, con voglia di emergere. Sarebbe veramente un peccato se Foti o chi verrà dopo di lui non riuscisse a capire questo che è stata la grande fortuna della regina degli ultimi 25 anni. E appunto a livello societario, da un tuo punto di vista da addetto ai lavori quale sei, come se ne può uscire da questa situazione di stallo? Ancora oggi non sappiamo se la società verrà ceduta, che campionato giocherà l'anno prossimo, in che modo si potrà appunto seminare questo futuro? Bisogna nel calcio, in tutti i settori aziendali, secondo me ci vuole la grande innovazione. L'innovazione nel calcio in questo momento a Reggio Calabria ci vogliono dirigenti freschi. Il presidente, che sia Foti, ripeto, o chi per lui, deve circondarsi di competenze fresche che possano portargli tutte le notizie di cui ha bisogno per creare una grande società, insomma. Un direttore fresco, competente, svelto e tutti gli altri che abbiano capacità come le avevano loro a quell'età, insomma. Il presidente, che per un periodo probabilmente è stato tra i 4-5 più bravi in assoluto in Italia, ora ha bisogno di nuove idee, di gente smart, per usare un termine molto di moda in Moderno. questo periodo. Svelto, intelligente, veloce, insomma, perché è cambiata la vita, sono cambiate tante cose ed è cambiato anche il calcio. Unendo questi concetti alla competenza e al senso d'appartenenza, io adesso devo prendere la palla al balzo e farti una domanda con la quale credo di interpretare il desiderio di molti tifosi della regina. Un brillante direttore sportivo come Massimo Mariotto, i cui risultati a Vibo Valentia, a Benevento e a Salerno sono sotto gli occhi di tutti, sarebbe pronto a fare parte di una nuova regina del futuro, del prossimo futuro. Credo che per chi ha vissuto la regina come l'ho vissuta io, ma non dico solo Mariotto, tanti che hanno lasciato qualcosa, che hanno dedicato la parte migliore della carriera alla regina, è indubbio che resta sempre il sogno nel cassetto, però poi sono successe tante cose che hanno fatto sì che riuscisse così a fare una strada che non era quella sognata, però sono ancora relativamente giovane, mi piacerebbe molto, insomma, però in questo momento credo che la cosa migliore sia salvare la regina proprio in queste ore e poi quel che viene fuori, con tutto rispetto, insomma, a questo punto più che la vivo più da tifoso, più che da dirigente che avrebbe voglia di inserirsi. Spero con tutto il cuore veramente che la regina riesca a mantenere la posizione attuale e riuscire a trovare le forze per poter ritornare a quello che è stato non molto tempo fa. Chiudiamo con un po' di fantacalcio. Hai un nome, un giovane prospetto che consiglieresti a una società futura X della regina? Prospetti ne ho tanti, perché negli ultimi 2 anni ho girato in lungo e in largo in Europa studiando proprio
tutti i movimenti e quello che stanno facendo proprio dalla base. Ne avrei un'infinità, però poi in questo momento è indubbio che il denaro la fa da padrone. Vediamo tutti quanti, insomma, per chi ha seguito il Milan degli anni d'oro, la difficoltà che sta avendo il Milan per ricreare questa PIL perduto, per cui prospetti ce ne sono tanti. Ho girato e ho visto soprattutto come si muovono dalla base e le strutture che hanno. A noi, ecco, in questo momento in Italia manca tutto questo, ma per vendere il prodotto calcio bisogna creare spettacolo, e lo spettacolo si crea solo partendo da sotto, insomma. Un po' sul modello spagnolo. Il modello spagnolo, ma c'è il modello belga. Il Belgio in questo momento nel ranking FIFA è secondo, cioè noi non sappiamo neanche dov'è fisicamente il Belgio, noi siamo tredicesimi, il Belgio sta facendo un lavoro straordinario partendo dalle scuole, insomma, con istruttori, con strutture, e noi stiamo a guardare. Per quello che sono un po' preoccupato per il futuro di questo sport che tutti noi tanto amiamo. Niente, io non posso fare altro che ringraziarti infinitamente per la disponibilità, per questa bella chiacchierata, chiedendoti di fare un saluto agli ascoltatori di Gioia Video Channel e ovviamente a tutti i tifosi della Regina, dandogli appuntamento a questo grande evento di sabato e con la festa che proseguirà poi domenica all'Arena dello Stretto. Grazie, sono io che ringrazio voi, perché ricordo che quando giocavo ce n'erano tantissimi da Gioia Tauro con tanto di striscione che ci seguivano, per cui io un ricordo sempre bello e particolare della tifoseria non solo di Reggio ma della provincia, per cui un abbraccio forte, se potete venite a vederci sabato, che tra l'altro l'incasso andrà in beneficenza, per cui sarà un modo di vedersi dopo tanti anni tutti quanti insieme. E noi grazie non mancheremo e ti diamo altresì appuntamento a sabato. Grazie mille Massimo Mariotto. Grazie a te, saluti a tutti, buonasera.